Se invece di finire impiccato ti sbattessero dentro, perché non hai perso la speranza nel mondo, nel paese, nell'uomo, e ci restassi 10 o 15 anni, del tempo che ti resta, non dire, magari penzolassi al capo di una corda da bandiera, ti impunterai a vivere. Ormai non è più una fortuna, è piuttosto un dovere e un impegno. Si vive un giorno ancora per opporsi al nemico. Dentro una parte di te può restare sola, come pietra in fondo al pozzo, ma l'altra parte tua deve fremere per il fermento grande al mondo, se una foglia da 40 giorni a terra fosse da fremiti percorsa. Attesa di lettere e cantare canzoni, fare l'alba fissando il soffitto è struggente e rischioso, barba dopo barba, tieni d'occhio la tua faccia, scorda gli anni che hai, bada pulci e pidocchi e diffida alle sere d'aprile, mangia il tuo pane fino all'ultima briciola e ridi di cuore, e poi, chi lo sa, la donna che ami, magari lontana, non dire sciocchezze a chi è dentro è come un ramo che si spezza ancora verde, pensare a roseti e giardini fa male. Fa bene pensare al mare, a montagne. Ti consiglio di leggere e scrivere sempre, di tessere al telaio e fondere specchi. Insomma, si può passare dentro 10 o 15 anni o di più, e passano e vanno gli affanni con gli anni, purché la gemma a sinistra nel petto non si appanni.